Primo, io non penso che servano partitini. Io mi sono iscritto al PD, non essendo lo stato il giorno dopo la peggiore sconfitta del PD, perché ritenevo che il PD poteva essere il baluardo contro una deriva tra populismo e sovranismo estremamente pericolosa per l'Italia. E col PD ho fatto battaglie, ho provato ad arricchirlo, siamo europei, è una lista nata col PD. Quando il PD ha fatto una giravolta, ma incredibile, signori, è arrivato a dire che sosteneva il governo Conte, il Presidente del Consiglio Conte, come discontinuità rispetto al Presidente del Consiglio precedente Conte. E l'ha fatto nel giro di 15 giorni. Io ho provato a dire, guardate che non è così che si batte la destra. Perché se voi fate un governo che non ha un senso, la destra si rafforzerà e si è rafforzata. Qui il mio punto non è fare il partitino in distanza, il mio punto rimane quello di fare un grande fronte repubblicano e democratico. E Ma per l'urgenza elettorale qual è? farlo, tu hai bisogno di costruire un movimento che abbia la forza di poter dire al Partito Democratico, guarda che vi potete spostare, c'è un'alternativa, non dovete morire appresso ai grillini. Qual è il mio orizzonte temporale? Il mio orizzonte temporale purtroppo non è scandito da me, è scandito dalle elezioni, quando ci saranno le elezioni. Quello che io penso è che ci lavorerò come ho sempre fatto nella vita, col massimo della passione e col massimo dell'intensità, ma io non ce l'ho col Partito Democratico in quanto Partito Democratico e non ce l'ho, le dico di più, neanche con Zingaretti, perché Zingaretti questo governo non lo voleva ed era l'unico a ragionare sul fatto che sarebbe stato un disastro insieme a Gentiloni. Quello che gli dico però è, noi con i sovranisti avremo a che fare per 20 anni e non possiamo fare questa battaglia scappando, la dobbiamo farla combattendo l'avviso aperto e si può anche perdere. C'è però Però si combatte. c'è un punto, secondo me, perché da una parte, dal mio punto di vista.